Sindaco, oggi inizia un percorso nuovo, si costruisce il piano strategico metropolitano. Lei da che cosa si aspetta per il suo comune? Io penso che sia una grande opportunità per l'intera area metropolitana, cercando ovviamente di ragionare anche per aree omogenee e dare veramente un impulso di sviluppo a quest'area. Per la mia città noi abbiamo un sogno che stiamo coltivando da un bel po', quello di un parco urbano, una villa comunale, e sicuramente questi fondi possono darci la possibilità finalmente di dare un'opportunità ai nostri cittadini attraverso la realizzazione di un'opera così importante e strategica, perché sappiamo cosa vuol dire avere in un centro che si apre al Parco Nazionale del Vesuvio, ma vive in simbiosi con la città di Napoli, perché confiniamo con la città di Napoli, avere un'area che possa garantire sotto forma ormai di parco urbano, perché ha delle caratteristiche diverse da una vera e propria villa comunale, un servizio e un centro di aggregazione per i nostri giovani, i nostri cittadini. Quindi abbiamo la possibilità finalmente di avere la possibilità di poter programmare un'opera del genere. Ecco, se lei dovesse dare qualche consiglio ai suoi colleghi sindaci per la partecipazione, come mi inviterebbe? Io penso che è un'opportunità che non possiamo perdere, abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri territori, dobbiamo cercare di agire recependo innanzitutto quelle che sono le necessità e le esigenze di ogni rispettivo comune e quindi dei cittadini. Forse oggi abbiamo veramente l'opportunità di poter realizzare quei piccoli sogni che ogni comune ha coltivato per anni e probabilmente per problemi di fondi non è riuscito ancora ad attuare. Quindi penso che sia importante che si venga fatto uno studio all'interno delle proprie realtà sociali, economiche, per poter poi dare una risposta concreta e reale ai cittadini.